L'ecologia politica è potere di vivere con fantasia e intelligenza, scienza ed emozione, responsabilità e cultura. È l'utopia quotidiana che si realizza in casa e dintorni. È senso del possibile, opposizione e capacità di governo. È la politica di tutti, delle donne e degli uomini, degli anziani e dei ragazzi. Non è tutto, non esaurisce la politica, ma di essa è condizione e parte essenziale. È fatta di piccoli gesti e di grandi impegni, di bricolage e di progetti sistemici. Combatte la burocrazia e l'ideologia, l'uniformità, l'autoritarismo, la cancellazione delle diversità e delle autonomie. Non viene da lontano, ma ha davanti a sé una lunga prospettiva, lunga quanto il futuro dell'umanità, e offre a ciascuno una nuova amica, la Terra. Mario Signorino, contributo al libro di Jonathan Porritt per il Summit di Rio. Buon pomeriggio a tutti, grazie veramente per essere qui. Ringrazio sentitamente la Presidente Casellati per la concessione di questa prestigiosa sala per il nostro quarantennale. Ringrazio Emma Bonino che ha intercesso per noi e la cui storia ho visto e letto si incrocia tante volte con la nostra, e soprattutto nel momento della nostra formazione. Un ringraziamento va a Fabio Pistella, a Marco Taradas, a Giuseppe Ricci, che oggi verrà sostituito da Teresa Dina Valentini, e a Danilo Taino, che non è potuto essere qui oggi per un lutto familiare. Essi sono stati in più occasioni autorevoli interlocutori degli Amici della Terra nel corso di questi anni. Avrete notato che siamo un anno di ritardo. La fondazione degli Amici della Terra risale al 1978 e non al 1979, ma non è stato per niente semplice mettere insieme questo evento e il libro che ripercorre 40 anni della nostra storia attraverso gli scritti di uno dei più autorevoli fondatori dell'associazione, Mario Signorino, che è venuto a mancare 3 anni fa. E, un ringraziamento al pubblico. Io sono molto felice oggi e molto commossa che tante persone importanti abbiano accettato il nostro invito e siano attenti alla nostra storia e al nostro futuro. Questa è un'associazione del tutto particolare, molto regionale, molto originale nel panorama italiano e internazionale. Abbiamo una storia unica e un approccio coraggioso. Non è mai stato un movimento di massa, ma ha inciso profondamente nel sistema di governo dell'ambiente sia a livello nazionale che internazionale. Dunque è un'associazione che si è distinta per la sua buona politica. È nata in un periodo storico e da persone che, per cui la politica era qualcosa aveva un grande significato, era qualcosa di molto importante. Quando sono arrivata io nel 2007, la politica nella percezione comune delle persone era invece diventata qualcosa di molto negativo, qualcosa addirittura da abbattere, da cancellare. Era appena anche iniziata una nuova modalità di percepire i problemi, legata anche a un nuovo modo di fare comunicazione, per immagini, per messaggi di propaganda. E questo in campo ambientale ha facilitato sicuramente l'allarmismo, l'utilizzo di dati in maniera scorretta e anche disonesta. E non si entra più assolutamente nel merito delle questioni, tutto è limitato a un like spesso, no? Mi piace o non mi piace. E, nascono molti conflitti che si riducono a un sì o a un no. Quindi pensiamo ad esempio a movimenti come il No Expo, No TAV, No TAP, No TRIP, sì, no, no, no TRIV, no inceneritori.
e tanti altri. Io ho avuto la fortuna di conoscere e di lavorare con persone per cui l'ambientalismo non si fa dicendo no a qualcosa o inseguendo le mode del momento. L'ambiente, come diceva Mario Signorino, costituisce una grande sfida riformatrice. Non si salva assolutamente per decreto. Quando si parla di ambiente bisogna sempre entrare nel merito delle cose, perché le questioni ambientali sono questioni molto complesse, richiedono politiche adeguate ai processi di trasformazione che investono popoli, territori e istituzioni politiche. Quando lui definì lo slogan ecologia e buon governo, che costituisce per noi un riferimento essenziale, molto importante, spiegò che occorre costruire un rapporto equilibrato tra la natura e tra l'ambiente e l'attività umana, degno del nostro livello di sviluppo. Un rapporto che sia in armonia con le nostre esigenze culturali, non produca effetti pericolosi per noi, non danneggi l'ambiente, ma non offenda la nostra responsabilità e le nostre idee su quel che merita di essere salvaguardato. Non incida quindi negativamente sul nostro modo di vivere. Quando alcune persone spesso mi chiedono ma perché non siamo noti a un grande pubblico o perché non siamo un movimento di massa, anche se abbiamo una lunga storia, la mia risposta è che per noi la politica non ha mai smesso di essere una cosa nobile e le questioni ambientali più di altre richiedono cultura, richiedono serietà, richiedono rigore e le scelte non si limitano mai a dire sì o a dire no, ma richiedono appunto di entrare nel merito, di verificare le fonti dei dati, di valutare diversi scenari, di elaborare le proposte e di scegliere le soluzioni migliori possibili tra quelle disponibili. È chiaro che un simile approccio oggi non va per la maggiore, in questi ultimi anni non va molto di moda. La scommessa però è quella di adottare questi principi e questo metodo per trovare il modo di diffonderli anche con e soprattutto con queste nuove tecnologie di comunicazione. Questa è la mia scommessa. Sono interessata a indirizzare le mie energie e quelle dell'associazione a diffondere questa cultura riformatrice. Sono ottimista e penso che le cose cambieranno e che riusciremo prima o poi a confrontarci nel merito delle cose e dei problemi da persone civili senza bugie e senza raggiri ideologici. Questo significa però continuare a fare un grandissimo lavoro di resistenza e di ricerca di aiuto e consenso nella battaglia delle idee. Grazie. Io passo la parola a Rosa. Sì. Buonasera. Io non mi dilungherò sul libro perché ho scritto apposta una lunga guida alla lettura che spero servirà a collocare i brani che abbiamo scelto delle cose che ha scritto Mario nella prospettiva di 4 decenni di storia più o meno. E questo libro ha risposto a 2 esigenze. Da una parte volevamo commemorare nella maniera più giusta Mario e dall'altra volevamo ci siamo accorti di avere 40 anni e non ne eravamo del tutto consapevoli. A un certo punto è saltato fuori il documento della fondazione e con una serie di nomi, prima per la Lega Antinucleare e poi per gli Amici della Terra, e ci siamo accorti che avevamo 40 anni e poi abbiamo fatto una corsa per cercare di capire come mettere insieme queste due cose. E alla fine abbiamo deciso di fare un libro perché era la cosa più efficiente, se vogliamo dire, nel senso che Mario, fra le altre cose, era una bella penna e riusciva a scrivere di ambiente, che è spesso una cosa noiosa qualche volta, in maniera invece molto piacevole e chiara, e scriveva anche di politica e aveva un pensiero rigoroso. Dunque
mettere insieme queste caratteristiche è servito a dare, a rappresentare la nostra immagine più bella, e l'abbiamo voluta offrire così alle tante persone che magari ci hanno conosciuto da poco o ancora non ci conoscono. E per 30 anni ci siamo permessi, come dicevo, Mario ha scritto, non ha mai scritto un libro e non si è mai messo in testa di scrivere un saggio, una specie di letteratura militante. Scriveva per noi i documenti di associazione, le mozioni dei congressi, i documenti per le uscite pubbliche, e ragionava, metteva insieme, quindi è stata una grande scuola di politica, come già diceva Monica. E questo libro non esaurisce la nostra storia, non esaurisce quella di Mario, che veniva da una stagione molto ricca e molto significativa, che è stata dapprima appena laureato, ma prima ancora, subito dopo la laurea, con un dottorato alla cattedra di storia col professor Rosario Romeo, e poi come direttore, anzi come condirettore di Ferruccio Parri all'Astrolabio. E poi ancora il Partito Radicale, Pannella, Bonino, eccetera. E lì c'è venuto, lì ci siamo conosciuti, e ci è anche venuto in mente, con Emma principalmente, se non sbaglio, è stato un vostro viaggio a Salisburgo a tirare fuori quest'idea di metterci a fare un'associazione ambientalista, quando gli ambientalisti in Europa erano abbastanza pochi, tutti personaggi straordinari, ma insomma pochi. E dicevo, comunque non esaurisce la storia di Mario, ma non esaurisce nemmeno la nostra. Solo per fare un esempio, in questo libro non sono riusciti, diciamo, abbiamo un archivio un po' disastrato che ci stiamo ripromettendo di mettere in sesto. Non sono riuscita a trovare, per esempio, documenti, tanto per fare un esempio, del referendum sulla caccia, che fu nell'86 insieme sponsorizzato dall'Espresso, la cosa che consentì ai Verdi di conoscersi e di presentare la prima lista alle politiche, quindi un fatto tutto sommato abbastanza importante, in cui anche Mario mise una mano pesante. Ma non, insomma, ho trascurato tutto quello che, per esempio, di cui Mario non si è occupato, si è occupato solo cercando le collaborazioni, e quindi, ma penso soltanto, vedo qui Andrea Molocchi, ai costi esterni dei trasporti, che per un decennio hanno rappresentato la nostra diciamo punta di diamante nell'affermazione di uno studio che non era molto usuale in Italia. Penso soltanto a tutte le vicende legate alla valutazione dei costi esterni dell'energia con Pierluigi Lombard. Quindi le cose da citare sarebbero ancora molte altre, ma quello che mi premeva in questa storia era intanto usufruire di questi scritti di Mario per raccontarla, e poi sottolineare che c'è un filo conduttore che si ritrova fin dai primissimi documenti che abbiamo emanato e della nostra storia, che è una preoccupazione continua di dire: va bene, adesso abbiamo denunciato, tenete conto che erano anni in cui la contestazione era molto dura, l'Italia era molto dura, adesso tutti quanti ce la ricordiamo come bei tempi andati, ma in realtà c'erano le Brigate Rosse, c'erano morti ammazzati per le strade, cioè, insomma, la vita era molto difficile, ed erano anche anni in cui noi eravamo contestatori duri e l'establishment era un altro. E la contrapposizione quindi era molto seria. E ciò nonostante, lo racconto nella mia guida, e siamo riusciti a percepire che si trattava sì di contestare qualche cosa che non condividevamo, nella fattispecie la fonte nucleare, ma era necessario trovare delle risposte. Non ci si poteva fermare lì a dire no nuke. Bisognava andare avanti, bisognava confrontare i dati, vedere se avevamo le carte in mano, se potevamo pensare di trovare delle alternative. Ci preoccupavamo negli anni Ottanta della transizione. Penso che questo tratto abbia caratterizzato tutta la nostra storia, tanto è vero che sono nate delle amicizie. Qui in prima fila c'è Franco Velonà,
che è stato a capo dell'Agenzia per il Nucleare dell'Enel, quindi il capo di tutti i nuclearisti dell'epoca. Abbiamo fatto amicizia, probabilmente non siamo ancora d'accordo su niente, ma credo che l'atteggiamento di stima nostra nei suoi confronti, perché ci sono stati dei confronti in cui non siamo andati noi, abbiamo chiesto dei confronti tecnici e ci siamo preoccupati di trovare un livello che consentisse questo confronto. Pistella lo ricorderà, c'era anche lui, era giovanissimo, ma già era dirigente, perché Pistella no, sempre dirigente, nato così. E insomma, questo filo conduttore noi l'abbiamo chiamato ambientalismo riformista. Non so se la parola è giusta e certamente non va molto di moda in questo momento. Molti mi facevano notare che non gode il riformismo in generale di buona salute. Ho molto apprezzato quello che ha detto Monica. Può essere che non goda di buona salute, che ci siano degli sfracelli, dei disastri, speriamo che non siano troppo gravi, però non c'è alcun dubbio che a un certo punto qualcuno una soluzione la dovrà trovare, quindi alzerà il dito e dirà io penso che e comincerà a fare dei conti. Quindi sono anch'io molto ottimista e fra le tante cose scritte da Mario, questi giorni l'avrete letto anche voi, c'è stato un dibattito sulle politiche verdi, dibattito che mi ha fatto anche un po' innervosire, perché adesso che ci sono state le elezioni ci sono una serie di osservatori che scoprono che servirebbe anche in Italia un partito verde, ma non come quello italiano che fa schifo, no? Per carità, dicono troppi no, ma serio, importante, come quelli tedeschi, come quelli mitteleuropei, della Scandinavia, eccetera. E sono quegli osservatori di sinistra, ma insomma, non è che voglia polemizzare con Assenti, ma insomma, l'ex ministro Calenda è stato uno di quelli più espliciti, dice no, dobbiamo fare un'alleanza con i verdi, ma non quelli italiani, con altri, senza essersi mai preso la briga di approfondire un attimo, di vedere che cosa succede in Europa, perché insomma capisco che i verdi tedeschi o quelli scandinavi abbiano il fascino dell'esotismo, e però poi le parole d'ordine sono più o meno le stesse, con qualche aggravante, che magari tendono a cancellare o a nascondere le magagne del proprio paese, per cui in Germania si fa l'elettricità col 40% di carbone, più del 20% di lignite, con miniere a cielo aperto, e non sembra che ci sia un grande scandalo degli ecologisti. E magari in Francia si fa tutto nucleare ancora oggi e si fanno alte velocità, c'è l'alta velocità da tanti anni e nessuno si sogna di fare NOTAV. E che ne so, in Gran Bretagna la politica dei rifiuti è tutta basata sull'esportazione, ben più che a Napoli. Allora, come dire, ognuno ha i problemi suoi, e se proprio dobbiamo identificare l'ambientalismo con parole d'ordine sparate lì così e non guardando troppo per il sottile, allora anche in Italia abbiamo un partito di governo che alle elezioni politiche era il primo partito e che ha tutte le parole dei verdi, le ha tutte sposate e le ha tutte fatte proprie. Quindi quello che ci preoccupa è che bisogna... non ci si può accorgere solo all'ultimo momento di queste cose e non si può nemmeno una volta che c'è un partito di maggioranza mettersi a fare non so, la contestazione totale. Probabilmente bisogna evitare di avallare i luoghi comuni e le sciocchezze quando vengono dette, cioè perché tutta la classe dirigente di questo paese, non solo la politica, che è troppo facile prendersela con i politici, io non lo farò, ma le istituzioni, gli enti esperti, perché si mettono paura di dire che se a Roma non facciamo un inceneritore l'immondizia per le strade non cesserà di essere depositata e non sarà mai portata via? Perché quando si dice... si fa l'opposizione magari anche violenta al treno TAV, non si dice che
decenni di studi e di misurazioni hanno dimostrato che l'unico modo per attenuare gli impatti sull'ambiente dati dal trasporto collettivo è quello di metterlo su rotaia. E quindi tutto questo cosa c'entra con no TAV? Ecco, forse sì, anziché prendercela con l'atto finale, la formazione della politica e la sua rappresentanza, cominciassimo a pretendere dai giornalisti che interloquiscano, che mettano con le spalle al muro. Faccio un ultimo accenno, la politica ambientalista è adesso dominata dalla questione climatica. E appena uno si azzarda a dire ma a me sembra che negazionista, cioè ti senti peggio di un neonazista, quindi siamo tutti abbastanza traumatizzati da questo aspetto, ma noi non abbiamo smesso di occuparci del problema, perché il problema è serio e soltanto lo facciamo facendo dei conti, e quindi partecipiamo alle audizioni, partecipiamo con nostri documenti alla formazione del piano nazionale energia e clima, per quanto ciò sia consentito, e non ci stanchiamo di dire attenzione, perché le questioni ambientali non si risolvono una per volta, perché sennò rischi di fare l'energia in maniera pulita e di devastare tutto il territorio. E se non devasti il territorio, rischi di dire no a tutto e di ammazzare la tua manifattura. E se ammazzi la manifattura, forse rischi di dire no a tutto, di non avere uno Stato che sta in piedi e non riesce nemmeno a mantenere il patrimonio culturale che tutto il mondo ci invidia. Come si vede, tutte le cose sono legate e dunque noi siamo per una visione olistica. E sono tempi duri, ma è esattamente per questo motivo che mi permettete di fare un ringraziamento pubblico e forte a Monica, perché Monica ha preso il testimone e ha voglia di portarlo avanti. Solo qualche considerazione sul tema, il titolo me l'ha assegnato Rosa. Il tema oggi di come la questione dei cambiamenti climatici sembra avere completamente assorbito la questione ambientale, anzi diventa un filtro tramite il quale tutto deve essere letto, e sta portando anche a un cambiamento della percezione che fa fare dei passi indietro alla complessità della questione ambientale, che rimane aperta in tantissimi aspetti. E non ritorno, perché mi sembra che sia Rosa che Monica hanno ben chiarito il tema di un approccio diverso basato sul principio di responsabilità. Quindi una proposta qualsiasi tipo di proposta politica e di intervento diciamo pubblico basato su atteggiamenti, su un'impostazione che è incompatibile purtroppo con quello che è il mainstream dell'ambientalismo oggi, che si caratterizza per un atteggiamento almeno sicuramente in Italia, con un profilo di natura ideologico, basato sostanzialmente sulle responsabilità. Mai si cerca di mettere insieme il singolo no locale o particolare e farne la sommatoria e ragionare cosa significa quella sommatoria di no, basata in genere poi su tabù. E questo purtroppo è effettivamente la storia dell'ambientalismo politico in Italia, che ha condannato diciamo all'irrilevanza politica ormai da tanto tempo il Movimento Verde, diciamo, di cui molti di noi hanno fatto anche parte, insomma. Ormai si parla di decenni, di più di un decennio di totale purtroppo irrilevanza politica, e non è un caso che
questo humus culturale, politico e ideologico in realtà è diventato la bandiera di una forza politica di natura di un populismo ambientalista che si è rivelato maggioritario nel paese. Io credo che questa difficoltà che oggi diciamo la nostra comunità, il nostro paese, noi ha una difficoltà a fare i conti, no? Non solo quelli economici, ma probabilmente anche i conti che devono essere fatti sull'ambiente. Questa è la grande difficoltà che vediamo. E poi, forse uno degli aspetti per me più inquietanti e negativi, che quando abbiamo qualcosa che ci sembra che dia la risposta a tutto, poi con questa questione dei cambiamenti climatici si trova in modo semplicistico e fuorviante una risposta anche a processi complessissimi che sconvolgono molte parti del nostro pianeta, ma che spesso hanno radici problematiche, addirittura il terrorismo stesso, no? Quando si utilizzano, diciamo, delle forme di neo-malthusianesimo un po' primitive, insomma, alla fine tutto dipende dal fatto che c'è qualcosa che poi produce anche il terrorismo, eccetera. Qui c'è un problema ancora più complesso, che qui non può essere sicuramente aperto, riguarda aspetti di natura culturale, che l'Occidente in questo momento non è in grado di affrontare e dare delle risposte per confrontarsi e per tutelare i suoi valori, no? Come conquiste, diciamo, delle democrazie occidentali, delle libertà rispetto al resto delle altre, diciamo, culture basate anche su altri principi. E per tornare però al tema, poi a fronte di questo tipo di atteggiamento, l'aspetto più pericoloso sicuramente con cui noi, anche nel nostro lavoro quotidiano, come Amici della Terra, come ricordava Rosa, non è che noi abbiamo smesso di confrontarci, di studiare, di elaborare, di presentare delle proposte. E in questo l'aspetto più colpisce è sempre rincorrere delle scorciatoie senza valutarne i risvolti, arrivando ad assolutizzare determinate risposte. Ora parliamo appunto dei cambiamenti climatici e diciamo noi, io preferisco parlare da tanto tempo di politiche energetiche ambientali, non per negare i cambiamenti climatici, ma per capire che bisogna affrontare questa tematica con le dovute proporzioni. E allora ci sono da tanto tempo il fotovoltaico, tra l'altro è anche vero che questa tecnologia è diventata una tecnologia chiave, però già ci è costata, diciamo, uno sproposito per dei risultati. Oggi questa tecnologia è competitiva, però, come diceva Rosa, nel nostro paese bisogna sapere gestire e contemperarla anche con i valori paesaggistici, culturali, anche, diciamo, di altra natura. Questo può valere per l'eolico, vale sulla macchina elettrica. La macchina elettrica è sicuramente uno sbocco del futuro, ma deve essere contemperata con tanti aspetti, e non si riesce invece a dare valore magari a punti di forza, di eccellenza nell'efficienza energetica in generale, che il nostro paese ha una posizione enorme, che si continua a sottovalutare come leva, tra l'altro, anche più efficiente in termini di costi, di risorse pubbliche e di promozione della competitività del nostro sistema industriale, tecnologie come le pompe di calore oppure l'uso del gas naturale nei trasporti. Tutto questo viene sottovalutato per seguire sempre alcuni miti. Quindi la necessità di un atteggiamento più razionale nell'impostare queste politiche. Ora tutto questo si traduce a volte anche in iniziative contingenti, adesione a manifesti per scimmiottando cose americane che non sarebbero neanche da scimmiottare in realtà, ma nell'imitazione peggiorano addirittura, manifesti per il New Green Deal europeo,
oppure queste mozioni per la dichiarazione dello stato d'emergenza climatica. Io, guardate, ho avuto anche un'esperienza abbastanza significativa come assessore regionale alla protezione civile. Insomma, il significato della dichiarazione di uno stato d'emergenza ha delle implicazioni, insomma, poi si arriva agli aspetti parossistici. Ho letto che in questi giorni si sta preparando un action class dal titolo tipo giorno del giudizio o qualcosa del genere per diciamo così spingere il governo italiano a fare qualcosa. E tutto questo, secondo me, non è neanche una risposta corretta a un fattore molto positivo, la mobilitazione di tutti questi giovani, in particolare in Europa, che stanno, diciamo, una riscoperta, diciamo, della tematica ambientale, nella necessità di risposte urgenti, ma di risposte serie. Credo che anche noi, come, insomma, gli adulti, tra virgolette, ancora certe categorie valgono, insomma, dovrebbero, nei confronti dei giovani, in particolare delle persone particolarmente giovani, non assecondare, ma cercare di spiegare anche, invece che così semplicemente ripetere degli slogan. E cercare, tra l'altro, questo è un movimento in particolare, è un movimento europeo. E il modo in cui affronta la questione, anche l'atteggiamento verso le istituzioni europee, dei paesi europei, sembra che non tenga conto neanche dei dati fondamentali che oggi caratterizzano questo, il modo in cui si affronta questa cosa. Che ormai l'Europa è, diciamo, fa neanche il 10% delle emissioni, è l'unica parte del pianeta, insieme all'America del Nord, che in qualche modo è riuscita a controllare e a diminuire queste emissioni, mentre queste emissioni stanno esplodendo nei paesi, diciamo, in via di sviluppo, e in particolare nei paesi asiatici. C'è una totale, diciamo, distonia, dissociazione tra la realtà, e che il vero problema è come l'Europa riesce a interagire con il resto della comunità internazionale per dare delle risposte a questa problematica. E non credo sia sicuramente la dichiarazione dello stato di emergenza climatica che potrà convincere i cinesi o qualcun altro, insomma, a fare, che in qualche modo stanno anche trovando il loro percorso. Quindi non dare valore, cioè, soprattutto parlo nei confronti dei giovani che si pongono questo problema, io mi porrei l'obiettivo prima di tutto di spiegargli che l'Europa sta facendo un percorso che ha dei costi, che ha prodotto dei risultati, e che se vogliamo fare di più non ci sono scorciatoie, anzi dobbiamo capire bene come non prendere delle strade di natura autolesionistica. Nella mia traccia ho rimesso il tema della carbon tax, che così, ora non si può entrare in dei dettagli, però questo, noi in generale come Amici della Terra abbiamo un approccio che privilegia il mercato, quindi gli strumenti di mercato, lo sviluppo dell'economia di mercato. Quindi gli strumenti di mercato e l'intervento pubblico per noi sono sempre privilegiati, e la fiscalità ambientale nel modo corretto. Però la carbon tax, per semplificare, può essere molto stupida e molto pericolosa, perché può, nella nostra realtà, può portare semplicemente a penalizzare ulteriormente l'industria manifatturiera, che ha il più alto tasso di qualità ambientale di efficienza energetica sullo scenario mondiale. Se noi non sappiamo valorizzare questo fatto, anche nel modo in cui si può fare una fiscalità ambientale sulle emissioni di CO2, si può fare, non è una cosa semplicissima, noi abbiamo già presentato una proposta, e si rischia addirittura di danneggiare questi risultati, danneggiare la nostra economia, e soprattutto di innescare dei processi dal punto di vista politico, la vicenda dei gilet gialli in Francia è sotto i nostri occhi, che rischiano addirittura di provocare degli effetti contrari dal punto di vista sociale e politico, e sicuramente non aiuteranno, diciamo, lo sviluppo di queste politiche che l'Europa ha saputo portare avanti. Quindi le sfide, diciamo, dell'ambientalismo politico nel suo confronto con le istituzioni, con i processi politici, oggi è una cosa molto delicata. Questo è il centro un po' anche del nostro atteggiamento e delle nostre riflessioni, e mi sembra che sia, insomma, un punto che
sposta un po' i termini, diciamo, dal ricordo di Mario Signorina, il nostro quarantennale, però ci proietta rispetto all'attualità, come oggi questo tipo di atteggiamento si può e di impostazione si può confrontare con l'agenda politica che tutti i giorni chi si occupa di questione ambientale deve affrontare oggi. Grazie. Grazie, io chiamerei al tavolo Emma Bonino, Fabio Pistella, Marco Tardas e non vedo, ecco, e Teresa Dina Valentini. Grazie. Centriamo. Ok, allora io mi sposto più qua. Vai, mi sposto. Teresa Dina, ah, ecco. Ah, dove vuoi? Va bene, come preferisci. Emma? Perfetto, Emma Bonino. Grazie mille, grazie di questa iniziativa e sono contenta che il Senato, che sta perdendo o ha già perso, diciamo, altre competenze, si, almeno per mezza giornata, si trasformi in un dibattito, secondo me, dei più necessari. Amici della Terra, Mario Signorino, ovviamente il solo nome mi fa sentire giovane. 1978, a quell'epoca, 77-78 più o meno, a quell'epoca Marco Pannella e i radicali erano orientati, diciamo, filonucleari, credo condizionati dalla vicenda Ippolito, che adesso non sto a raccontare, ma insomma, ma non perché fossero particolarmente esperti, ma di tendenza, diciamo, era così. E io vengo eletta alla Camera. Non vado nella Commissione Sanità, Bambini e Educazione e pretendo persino di andare in Commissione Esteri. E una notte, uscendo dalla mia commissione, nel corridoio vedo che sta lavorando un'altra commissione che non era scritta in tabella, che era la Commissione Industria. Presa da curiosità, la terza sera che succedeva la stessa cosa, ho aperto la porta e sono entrata. È sceso un gelo, manco fosse entrato, che ne so, il Ku Klux Klan, insomma, com'è. E scopro che si discuteva di nucleare. Era l'epoca, lo dico perché mi sento giovane qua con voi, era l'epoca del piano Donat-Cattin, che se ricordo bene erano 36 centrali nucleari, aiutami, un po' di più, un po' di meno. Insomma. Prima erano 50, poi diventarono 20. Prima erano 50, poi diventarono 20. Quando sono entrata io lì se ne discuteva di 36, te lo assicuro, eravamo già a metà della strada. Col PC scatenato, un mio collega senatore Margheri, con cui abbiamo talmente litigato che poi siamo diventati amici ovviamente, il quale non riusciva a sopportare che una ragazzina si occupasse di cose che A, non le competevano, B, sicuramente non era all'altezza, C, chiedeva persino delle domande scomode, banali, tipo che dove li mettete i rifiuti radioattivi, sai, cose, l'ABC. In ogni caso, a un certo punto arrivo a un convegno a Salisburgo, dove si incontravano, sento dire, gli antinucleari, eccetera. Allora con Mario Signorino decidiamo di andare, giusto per sentire. Ovviamente non c'avevamo una lira, i radicali non ce li hanno mai, eccetera, eccetera. Comunque, prendiamo un volo che faceva scalo a Zurigo e per vari motivi perdiamo la coincidenza. Conclusione, ci mettono in un albergo, ma non ci avvertono che l'albergo lo pagano loro e il frigo bar no. Siccome dovevamo scegliere tra la cena o dormire, ma non lo sapevamo,
ovviamente abbiamo svuotato il frigo bar di cioccolate, noccioline, tutto quello che c'era. La mattina facciamo per partire, per andare a prendere finalmente l'aereo, e veniamo rincorsi da un incazzatissimo portiere che voleva assolutamente quello. Insomma, arriviamo a Salisburgo, zero lire, perché il frigo bar peraltro è carissimo. Entriamo in questa sala e la mia preoccupazione, invece di stare a sentire questa, era chi ci pagava la cena, la stanza. E quindi lascio Mario Signorino a fare l'intellettuale e io mi aggiro per capire chi poteva pagarci la cena, l'albergo per due notti, eccetera. E fortuna vuole che capito seduta vicino a due francesi, Brice Lalonde, che avete visto qua, e Bernard Laponche, che è ancora è mio amico e che non solo ci ospitarono, ci pagarono, ma vennero anche al primo convegno. E non erano ricchi. Non erano ricchi. E vennero al primo convegno che si intitolava Aiuto. Perché tornando, cercando di convincere Pannella su questa cosa che avevamo imparato, lui disse, vabbè, allora voglia almeno saperne di più, non solo io, ma l'opinione pubblica deve saperne di più. E fece questa pagina su Repubblica che si chiamava SOS Aiuto, una roba così. Da lì nasce tutta una storia che va a intervalli e non intervalli. Dicevo solo questo perché... non per autocelebrare niente, ma per dire che l'Amici della Terra viene da lontano e viene da una posizione, come è già stato detto, non catastrofista, legata alle cifre, alla scienza, all'analisi dei dati e spesso quindi controcorrente. A maggior ragione lo dico in questo momento in cui improvvisamente un fatto mediatico fa sì che si riscatena tutto quello che associazioni serie hanno fatto in 40 anni e che passava completamente sotto silenzio. Dico subito, scarsi equivoci, che non ho niente contro Greta e chi è Greta. Dico semplicemente che inseguire la corrente, specialmente quando attivata da altri, relativamente facile, ma non esattamente sempre proficua. Tant'è vero che siamo arrivati, lei lo ricordava, al dibattito sulla questione climatica, perché mo non è più ambientale, pare solamente climatica, al Senato, dove, ma non per spocchia, semplicemente non ho voluto firmare né ho voluto votare la mozione che appunto, diciamo, nei presupposti e nei preambolo era anche accettabile, ma alla fine impegna il governo a dichiarare lo stato d'emergenza climatico, ambientale, eccetera, eccetera. Che non so come sia negli altri paesi, ma da noi il vocabolario che si usa, decretare lo stato d'emergenza, se preso sul serio, che se era un modo di dire, va bene, ma se preso sul serio ha conseguenze normative, legislative, di minori controlli, eccetera, eccetera, che in più uno stato d'emergenza nazionale. Ora, lo stato d'emergenza magari sul terremoto, o non so, no, nazionale, manco ci stesse invadendo il Ku Klux Klan, e ho cercato di proporre un'altra dicitura, constatato lo stato la situazione, eccetera, impegna il governo a tutte le politiche che possano. Non c'è stato verso perché no, la dichiarazione di come si chiama? Di stato d'emergenza è uno slogan mondiale fatto proprio da Macron in Francia, che insomma guardasse un po' meno, comunque non importa, e da altri. Ah, sì? In UK, ah. Sì. È stato denunciato per non aver operato sufficientemente allora, con una classe. Ok, scusate. Comunque va di moda così e non c'è stato verso di fargli scrivere una roba più ragionevole.
Ma detto tutto questo, innanzitutto comprate il libro. B, non è un libro da ombrellone, è un libro, diciamo, anche difficile, non per come è scritto, ma per i concetti che presenta. Però ognuno ha le sue deformazioni. E ricordo molto bene qual era stato uno dei successi degli Amici della Terra, che era la legge del 94, credo, sull'AMPA, l'istituzione dell'AMPA, con poi la storia che il libro racconta, che non è proprio delle più edificanti, diciamo così, ma che partì invece con un grande successo, contro tutti, se mi ricordo bene. E poi... No, adesso sembra che si sia di nuovo stabilizzato. L'ho capito, però il percorso è stato, come dire, piuttosto duro. Ognuno ha le sue deformazioni, quindi io mi fermo qua, ma con una domanda. Per chi fa politica, e specie se in un partito non proprio gigantesco, io non mi sottovaluto, ma è sicuro che non è gigantesco, né quello radicale né quell'altro. La mia questione è questa: da dove partiamo? Perché tu, Rosa, dici che bisogna avere una visione olistica, e io lo capisco perfettamente. Anche se nel mondo internazionale io, quando sento parlare di visione olistica, mi sento male, perché vuol dire che nessuno fa niente. Aspettando che si mette in moto tutto, nessuno fa niente. Va bene. Allora, siccome ognuno ha anche i suoi metodi, qual è il filo da tirare oggi? Che per esempio tirammo proprio sul nucleare, non in modo catastrofista, ma poi facciamo anche il convegno costi-benefici, 2008, eccetera, eccetera. Io mi ricordo quelli, ovviamente, dove ci ho messo più le mani. Da dove partiamo? Perché, come lei diceva e Rosa ha detto, il tutto è molto complesso. Non so, partiamo dai rifiuti, dall'acqua e i suoi sprechi, dal dissesto idrogeologico, dalle energie alternative, siamo già anche partiti, ma insomma non è stato proprio brillante, diciamo così, dalla mobilità. Perché tutto insieme a me pare molto, molto, molto difficile. E io non riesco a trovare, per questo mi interessa questo dibattito con voi, nella situazione attuale, mondiale va bene, ma anche italiana, quale filo, secondo voi, o possiamo metterci a un tavolo a ragionare, quale filo possiamo cominciare a tirare, uno o due, ma non tutti quanti insieme, ma uno, due o tre, cominciare a tirare per dipanare questa matassa. È chiaro che, diceva prima, meno male che l'ha ricordato, che l'Europa su questa materia è stata, certamente molto positiva. Peccato che a noi, prima gli italiani a pagare le multe, perché se io capisco bene, l'80% delle norme ambientali provengono da direttive europee, più o meno. Ha introdotto il principio Bruxelles di chi inquina paga, in qualche modo. Noi invece abbiamo aperte 17 ad oggi procedure di infrazione che costano una barca di soldi in multe. Per esempio 204 milioni solo per le discariche abusive. Di pura multa, 151 per la gestione dei rifiuti in Campania, 25 per il mancato trattamento delle acque reflue urbane e così via. Quindi da una parte ci autoflagelliamo, l'Europa ha delle legislazioni più avanzate e anche dei risultati più avanzati di molti altri paesi. E tornando a noi, tanto per arrivare alla domanda a cui io tengo di più, ma non è solamente questo, tu parlavi di agricoltura, cibo, l'uso del territorio, eccetera, è l'Europa che ci ha dato le migliori direttive sulla sicurezza alimentare. Proprio in questi giorni
l'Europa ha diramato 23 notifiche a tutta l'Unione Europea di alimenti pericolosi, per esempio. Quindi da dove partiamo? Questa è la mia domanda insistente, perché se no torniamo a una prossima mozione in cui decreteremo lo stato d'emergenza a Malta, non so dove, ma qual è l'iniziativa, e magari non c'è una risposta oggi, ma quello che mi tortura anche per essere efficace, da dove partiamo oggi? Dai rifiuti? Col coraggio di dire, sentite ragazzi, adesso non è che, vero, quelli si volatilizzano, no. In più c'è sempre una domanda, e chiudo qua, anche a livello internazionale. La questione demografica. Io adesso non è che voglio entrare, però insomma, quando si parla del grande piano per l'Africa a me già vengono i brividi, un po' conoscendo i regimi mi viene qualche brivido. Però di fatto rimane il fatto che nel 1815 eravamo 1 miliardo, nel 1930 eravamo 2 miliardi, nel 2013 eravamo 7 miliardi, nel 2050 saremo 9-10 miliardi, con un tasso di crescita, peraltro nei paesi più fragili, parlo di alcuni paesi asiatici e di molti paesi africani, già, però lì se si tocca quel tema lì non si può toccare. Non si può toccare per il semplice motivo che l'unica cosa che funziona è l'emancipazione femminile, tanto per dirci le cose come stanno. Che vuol dire un family planning, vuol dire parlare di sesso, che non si può perché non lo fa nessuno, non sappiamo cosa sia, quindi è una materia molto molto segreta e difficile da capire. E però guardate, è un tabù. Io penso sempre che tutte queste ipotesi, peraltro un po' farlocche, del piano Marshall africano, di cui non voglio proprio più sentire manco il piano Marshall, tanto non c'è una lira, quindi né nessuno li vuole mettere. Però la questione demografica è una questione, secondo me, rilevante rispetto all'utilizzo delle risorse, di tutta evidenza, che andrebbe comunque affrontata, e che è un tabù mondiale, proprio non lo vuole affrontare nessuno. Grazie. Allora, Emma ha messo molta carne al fuoco e non siamo obbligati a riprendere tutto quello che ha sollevato, lo dico a Pistella perché sennò stiamo qui fino a mezzanotte, e piano Marshall per l'Africa invece è una sua fissa e secondo me anche molto ben impostata, ma insomma dipende, la tratterà lui come crede, se crede. E invece volevo dare subito la parola a Teresa Dina Valentini, perché abbiamo toccato qualche tema di transizione, e poi concluderemo con Pistella e Taradas. Allora, intanto porto i saluti e le scuse di Giuseppe Ricci, il presidente di Confindustria Energia, che non è potuto esserci. Non sarò efficace come lui, mi dispiace. Cercherò di rappresentare il suo pensiero nel migliore dei modi. Allora, sicuramente molte delle cose che sono state dette le ritroveremo in questo discorso che si era preparato e che io cerco di rappresentare nel migliore dei modi. Diciamo che dei cambiamenti climatici se ne parla tantissimo, la definizione è comune a tutti, forse tutti abbiamo chiaro che cos'è il riscaldamento, e non è ben chiara qual è la strategia da adottare per affrontarlo. Non è chiara sia al mondo industriale, non è chiara sia al mondo dei policy maker. Non è chiara perché è una questione molto complessa che si porta dietro tantissimi elementi.
Mi piace, la ringrazio di aver portato all'attenzione alcuni elementi che per noi sono estremamente importanti. Quali sono? Non si può parlare della questione energetica, io parlerò di questa, non parlerò dei rifiuti, ci siamo concentrati sulla quinta transizione, senza parlare del problema demografico che si porta altrettanto dietro una questione di diseguaglianza, di povertà, di concetti di democrazia e di fame energetica. Questi elementi creano una pressione sul sistema, sull'ecosistema. Io non so se è vero quello che dicono, che già abbiamo utilizzato il 15 maggio tutta la capacità rigenerativa del nostro pianeta, però sicuramente questi sono dati su cui dobbiamo riflettere. A questo punto diciamo che molti, come il pane delle Nazioni Unite, hanno allarmato i governi dicendo che se continuiamo così il grado e mezzo verrà superato nel 2040 e forse arriveremo a 3 gradi. Diciamo che ci troviamo di fronte a una questione che ha degli elementi estremamente interessanti. Tutti dibattono di cambiamento climatico, l'abbiamo detto tutti quanti. È chiaro che tutte le componenti sociali, da Greta ai ragazzi, al mondo ne parlano. È giusto che i ragazzi ne parlano, io ve lo dico chiaramente. È giusto che i ragazzi abbiano una volta a cuore una questione importante come la nostra grande casa. Però è importante cosa, a me è piaciuto molto sentire, mi sono anche confrontata, posso chiamarmi Rosa, e con Monica, mi piace questo approccio pragmatico, cioè questa ricerca di soluzioni in una visione integrata, non uso la parola olistica ma integrata, che guarda a tutto, al problema della questione energetica in maniera globale. Cosa vuol dire? Vuol dire dare accesso all'energia a tutti, perché la ricchezza è data proprio dalla possibilità di poter accedere all'energia. Vedere uno sviluppo efficace e inclusivo dove si pensa ad accesso ai servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni, ma che si basano sulla cooperazione internazionale. Tutto ciò però non è possibile senza investimenti, perché se rimaniamo sul piano ideale tutti sappiamo cosa vogliamo e cosa vorremmo per tutti. Gli investimenti devono riguardare le infrastrutture energetiche e devono riguardare le fonti alternative, guardando l'intero ciclo dell'LCA di qualunque fonte energetica parliamo o vettore. Dobbiamo stare bene attenti a considerare le cose in maniera estemporanea. Ultimamente mi sto occupando del decommissioning, per esempio, dei parchi eolici, del decommission del solare, che sono tematiche estremamente interessanti che in passato non mi avrebbero mai incuriosito. Quindi noi pensiamo che sarebbe opportuno offrire servizi energetici moderni, cioè quindi di facile accesso, e sostenibili, quindi che siano attenti alla questione ambientale. Tutto ciò sono i protomi di quella che dovrebbe essere la quinta transizione energetica, di cui sentiamo tanto parlare. Se è una transizione energetica vuol dire che stiamo cambiando paradigma, però normalmente ci se ne accorge dopo qual era il paradigma che si stava cambiando. Quindi dobbiamo immaginare di avere a disposizione innovazione, cooperazione e modelli di produzione diversi. Si parla moltissimo di green economy, blue economy, economia circolare. Spesso tutte queste parole appaiono come degli slogan e a cui non è collegato un'azione fattiva molto precisa. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che si è passato dal 2020, 2040, al 32,5 al 2030, sappiamo tutti quanti, ma la GUEO dice una cosa importante. Benché siamo di fronte a degli scenari, sappiamo che le fonti fossili servono ancora per sostenere questo cambiamento epocale. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è se queste servono ancora, vanno trattate, utilizzate, impiegate in maniera diversa. Diversa vuol dire prepararsi a uno scenario che prevede la loro progressiva eliminazione, quindi immaginare delle soluzioni di transizione. Quindi introduco un concetto che per il mondo imprenditoriale è un concetto estremamente, diciamo, su cui tutte le grandi imprese stanno facendo una riflessione, è la decarbonizzazione di scala o la decarbonizzazione di efficienza, che sono due concetti estremamente importanti. Un altro tema che mi preme portare all'attenzione, ma a chi, qual è il costo, chi dovrà sostenere il costo della decarbonizzazione? E lo pongo come tema perché se io sposto l'industria da un paese all'altro, posso rendere efficiente il mio sistema, ma sto gravando su altri sistemi. Altro tema che volevamo portare all'attenzione è questo.
Gli effetti climatici si portano dietro dei fenomeni quasi naturali, purtroppo. Si innalza la temperatura e tutti ci dotiamo di un condizionatore e nessuno di noi rinuncia al cibo surgelato. Mi scuso di fare esempi molto banali, questo per far capire che esiste un impegno che è individuale, che nel cambiamento di paradigma non ci saranno soggetti che producono il cambiamento, ma ci sarà un insieme di persone, ognuno con le proprie responsabilità, quindi recupero il concetto di responsabilità che mi è piaciuto molto nell'intervento precedente, che avrà questo onere di impegnarsi a cambiare anche nelle piccole cose. Vado avanti dicendovi che per noi, noi poniamo molta attenzione al tema della decarbonizzazione. Però ultimo aspetto che volevo sottolineare è questo, che la transizione energetica, e quindi mi piace tanto quello che è stato detto precedentemente, sarà un processo graduale, non sarà un processo dall'oggi al domani, non è che perché ci siamo resi conto della grande problematica dei cambiamenti climatici lo possiamo risolvere dall'oggi al domani. E se porto due dati alla vostra attenzione, per passare dal 5% al 25% del consumo di carbone in sostituzione del legname ci abbiamo messo 35 anni, oppure per utilizzare il 5%, da passare dal 5% al 25% del consumo di gas ci abbiamo messo 55 anni, sicuramente noi abbiamo dell'innovazione tecnologica a sostegno che ci fa sperare di accelerare questi processi, ma non possiamo immaginare di farli in maniera immediata senza dei cambiamenti strutturali dello stesso tessuto produttivo del paese. Chiudo ponendovi non delle domande ma delle riflessioni che ci siamo posti. Abbiamo bisogno di fonti di energia disponibili, ad esempio si dibatte pro o contro, ma c'è il problema della fusione nucleare, problema, opportunità forse. Poi abbiamo bisogno di macchie di conversione dell'energia e poi abbiamo anche di nuovi vettori energetici, si parla molto dell'idrogeno che potrebbe essere un'altra delle soluzioni. Però tutto a monte di questo qua dobbiamo sperare che vi sia un cambiamento di rotta nel comportamento delle preferenze dei consumatori, che devono diventare sempre di più protagonisti condizionanti delle diverse fasi del processo produttivo. Chiudo dicendo che tutto questo impegno, diciamo, culturale si deve porre una domanda che è fondamentale e che anche io voglio chiudere con una domanda, perché penso che nei momenti di grandi cambiamenti le domande siano lo spirito che generano, che possono essere il motore delle soluzioni. La domanda che ci dobbiamo porre, sì, stiamo avviando una transizione, ma dobbiamo stare molto attenti a come distribuiamo i costi di questa transizione e cercando sempre soluzioni che possano promuovere l'equità e la democrazia di tutti i popoli. Vi ringrazio anche a nome di Giuseppe Ricci. Beh, io credo per alcuni questi temi trattati da Valentini, alcune risposte potrebbe darcele Pistella. Non è banale. Non voglio saltare per affrontare la parte, diciamo, di analisi proposta, alcune considerazioni che voglio fare sulla figura, sul ruolo di Mario Signorino. La mente umana, io faccio parte poi della cultura tecnico-scientifica, quindi ne sono un esempio un po' peculiare, funziona per categorie, funziona per aggettivi, funziona per etichette, e quindi in questo percorso mi sono cercato un'etichetta per Mario Signorino e ho trovato una bella anti-etichetta, perché Mario Signorino per me era spiazzante. Che vuol dire spiazzante? Vuol dire che tu ti presenti immaginando che ci sia un format e ti accorgi positivamente, costruttivamente, dialetticamente che invece devi ricostruirti un format, devi ricostruirti delle categorie. Bene, sono passati alcuni decenni e avremmo ancora bisogno di persone spiazzanti, perché anche quello che è stato detto da Monica e da Rosa all'inizio fotografa una serie di plasman. Ognuno si trova la sua dicitura, il suo recinto, il suo contenitore e la sua serie di slogan, e la tragedia di sfogliare quel libro non è se era giusto o sbagliato quello che c'era scritto lì,
perché io ero tra quelli che dicevano che alcune cose erano sbagliate e penso ancora adesso che sono sbagliate. Non è quello il punto. Il punto è che sono le stesse, maledettamente le stesse. Quindi vuol dire che noi abbiamo fatto del plasman e il surplus di uno che sta lì al velodromo di Corelli ma sempre sta sulla bicicletta che non si muove. Mi sono divertito a cercare un esempio spiazzante di questo tipo e ho trovato una relazione di Palmiro Togliatti, 1928, lì gli anni sono un po' più, e rimane ancora vera, ed è la sua posizione sul fascismo e sulla reazione, perché allora la destra si chiamava reazione. Che c'entra? C'entra moltissimo. Intanto ancora si parla di fascismo, siamo ancora lì, e soprattutto non si è seguito quello che ha fatto Togliatti, che ha detto: attenti ragazzi, che la reazione, oggi diremmo la destra, è una cosa e il fascismo è un'altra, e se facciamo ad ogni erba un fascio sarà l'erba cattiva che prevale, sarà la moneta cattiva che scaccia la moneta buona. Togliatti mi è piaciuto citarlo in questo contesto perché 20 anni dopo, nel 48, ha fatto un oggettino che si chiama Costituzione Italiana, insieme con gli altri, è la nostra Repubblica, e la Repubblica è nata da qualche cosa che io descrivo con un termine che oggi sembra offensivo e a mio avviso invece è maledettamente costruttivo, che è l'inciucio. L'inciucio. Perché la follia di questi decenni è che non solo c'è il plasman, non solo che il plasman è paralizzante perché è lo stesso per decenni, ma guai se qualcuno tenta di trovare punti di convergenza, perché allora si va al compromesso, allora si va all'accordo, allora si rinuncia ai principi e quindi dobbiamo stare a fronteggiarci in surplus. Passo alla parte, diciamo, ma allora che facciamo? Ecco, guarda, allora cominciamo a fare rovesciamento di fronte, lista delle cose che possiamo fare. E io sono amico degli amici della terra, perché fanno così, se no sarei nemico. Cosa fa ogni anno l'Associazione Amici della Terra? La conferenza sull'efficienza energetica. Allora tu mi devi spiegare chi può essere contrario all'efficienza energetica. Mettiamo il 90% dei soldi lì e probabilmente diventa anche una cosa sensata. È trasversale, non impedisce di soddisfare la povertà energetica, ma fa ridurre il costo di quello che paghi. Io sono a favore, sono amico, perché questa è una cosa giusta e la possiamo fare. E, il clima, sul clima diciamo è difficile affrontarlo con questa attitudine, però secondo me è l'unica. Anche lì quello che si può fare. Nei lontani tempi in cui è partito l'esercizio IPCC, International Panel on Climate Change, si diceva che bisognava fare due cose, la mitigation e la remediation. Che dice la mitigation? Buttiamo meno carbone nell'atmosfera. Buono. La remediation, comunque intanto vediamo anche di trovare meccanismi che fanno sì che questo intervento non sia disastroso. È scomparsa la remediation, non se ne parla più, però anche sul fronte dell'assetto del territorio che oggi ho sentito evocato, se io metto dei soldi, oltre che sull'efficienza energetica, sull'assetto del territorio, faccio una cosa santa anche per i negazionisti, perché tanto comunque siamo un paese che ha un assetto del territorio disastrato. Mi sono divertito a raccogliere elementi su quello che accade in Olanda, palese che su questo tipo di tematica c'è una storia, e noi siamo quelli che non sono riusciti a fare il MOSE, però a spendere i soldi per il MOSE sono riusciti, e quindi in qualche modo sul tema della remediation ci sarebbe da fare. Lo stesso sulle rinnovabili, quindi l'elenco delle cose da fare. Le rinnovabili, signori, sono un portafoglio di molteplici iniziative. Alcune mi piacciono e altre meno. Guardiamo i soldi però, perché noi per arrivare nel 2017 al target 2020 posto dalla Commissione, è l'unico caso in cui stiamo avanti, applauso, però mi costano 10 miliardi l'anno sulle bollette. E allora la domanda è: è questo stato il modo migliore di spendere 10 miliardi l'anno sulle tasche della gente? Risposta: fino a un certo punto. Perché? Perché se avessi avuto una curva meno a gradino potevo sviluppare tecnologie nazionali, perché ho comprato la prima generazione, perché ho arricchito i cinesi. Allora la domanda è: tu sei a favore del fotovoltaico o contrario?
Io sono favorevole ad un approccio a rampa che mette insieme il lato offerta e il lato domanda sul mercato. Gli esempi di questo tipo ne posso fare nell'eolico, ne posso fare in tanti altri campi. Quindi le rinnovabili misurate, l'efficienza energetica, il riassetto del territorio sono cose concrete, non c'è bisogno di dichiarare emergenze. Sono cose da fare ieri, fattibili, con soldi stanziati. Ci sono soldi dell'Unione Europea, ma non quelli del programma quadro ricerca, che il mestiere mio, figurati, sono entusiasta, ma quelli dei fondi strutturali, esatto, dei quali in 6 anni del settennio abbiamo impegnato il 7% e 3/4 del budget potrebbe essere utilmente destinato a questa tipologia di interventi. Ma c'è il PON, il POR, il Piano Operativo Nazionale, il Piano Operativo Regionale, l'Agenzia per la Coesione, insomma io so che finalmente sono stati sbloccati 6 mesi fa dei progetti presentati 5 anni fa. Su questi temi faccio il vecchio. Quindi ancora una volta, non voglio inventare niente, sono proprio il più truce, il più conservatore, il più banale, il più col cappellino del tecnico, che rivendico, perché poi anche un po' di mestiere non guasta, e dico ci sono queste le cose da fare. Mobilità. Allora, io ero ragazzino, dirigente, dice Rosa, prendimi in giro, da lei prendo su tutto, anche le prese in giro, e la California parlava di Zero Emission Vehicles, ZEV, non so se vi ricordate la sigla, 78, 79, 80. Non è successo. Allora, ci sarà un motivo. Il motivo è che in tanti comparti, compreso quello del trasporto individuale, l'atteggiamento decisivo è quello del consumatore, al quale va dato un segnale e del quale va studiato un comportamento. Qui sono abbastanza ottimista, perché mentre la pubblicità dei veicoli una volta era da 0 a 100 in 3 secondi, vrum vrum il motorone, adesso comincia ad essere il consumo, la sicurezza. Ecco, allora, se andiamo a far matchare questo con l'efficienza, la logica di progettazione della mobilità, vedo un rischio però. Il rischio è, uno, non discutiamo di come viene prodotta l'energia elettrica, perché col 45% di energia elettrica tedesca dalla lignite, a me che la BMW faccia delle meravigliose macchine elettriche, mi interessa fino a un certo punto, veramente fino a un certo punto. E ho l'impressione che quello che viene discusso sui cambiamenti climatici è un po' fumo negli occhi, per non vedere il fumo. Perché se vedete le statistiche della Commissione Europea sulle conseguenze dei particolati e delle sostanze tossiche derivanti dall'inquinamento convenzionale, di cui un tempo si parlava e si introducevano misure, adesso tutto quanto è cancellato, perché tanto il problema vero è la decarbonizzazione. Ancora 2 argomenti molto veloci. Sul tema dell'Africa, sempre per andare sul semplice, sul grossolano, viva la Cina! Perché quelli stanno facendo una seconda colonizzazione. Si sono impadroniti di una serie di paesi dove realizzano infrastrutture, pagano con una moneta sovrana che tanto stampa e non succede rigorosamente nulla, e soddisfano una domanda che c'è e che crescerà. Quindi la domanda è, facciamo qualcosa di simile. Allora, il piano Marshall è un nome sbagliato, per carità, sono il primo a buttarlo. Ragazzi, copiamo i cinesi. Non so se qualcuno di voi ha studiato questo. Io l'ho studiato con un amico scomparso che si chiama Montecchi, che cito con grande affetto, e ci abbiamo lavorato insieme 1 anno e abbiamo prodotto delle cifre che ci hanno fatto impressione sul Fondo Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, sulla Banca Mondiale, su tutti i meccanismi di questo tipo. Noi stiamo consegnando alla Cina questa drammatica vicenda. Ancora, attenti alla storia dell'auto elettrica, perché facciamo la fine del fotovoltaico, in quanto c'era un comparto in cui, in bene o male, il manifatturiero in Europa reggeva, adesso il risultato sarà che siamo tutti quanti felici, però là il settore auto è consegnato alla Cina. Va bene, ma che ci metto io alla gente? Che lavoro gli do? Gli do il reddito di cittadinanza? Ma chi lo genera la disponibilità che poi in qualche modo restituisco? Quindi andiamoci un momentino con la capacità di partire da quello che è certo, è semplice e condiviso.
E quindi degli Amici della Terra, tutte le foto che ho viste, tutte da bucciare dal mio punto di vista, ma tutte da applaudire rispetto al metodo. Mettiamoci intorno a un tavolo, tiriamo fuori le cifre, confrontiamoci, vediamo che c'è, facciamo una scansione temporale. La fusione nucleare, io mi sono laureato nel 67, sono un po' avanti negli anni, 110 lode, la fusione nucleare, ero un fisico nucleare, sono un fisico nucleare, ci volevano 50 anni. Adesso ho 52 anni di laurea, mi occupo di queste cose, quanto ci vuole per la fusione nucleare? 50 anni. Allora uno comincia a dire, lascia perdere, no? Vediamo nel frattempo cosa accade. L'idrogeno, per favore, diciamo, qui proprio faccio il professore, l'idrogeno è un vettore energetico, non è una fonte energetica. Mi devi dire come si produce? Al di là delle palle si produce in modi due. Uno, io do un sacco di calore e rompo qualche molecola, CH4 e dintorni. Secondo modo, gli do la scossa e rompo la molecola e torno al punto di prima. E quindi mi devi dire come fai l'energia e poi io ti dico se mi conviene spostarla sui figli o spostarla sull'idrogeno. Quello che mi fa morire da ridere, da presidente del CNR, ho chiuso la linea di attività facendo arrabbiare tutti, è il motore idrogeno. Uno, non c'ho l'idrogeno, quindi il motore verrà dopo. Secondo, tutti quelli che sanno la chimica, proprio quella di biennio di ingegneria, sanno che si può mescolare fino al 5-10% di idrogeno insieme con il metano. Allora perché mi devo fare un motore che va a idrogeno? Siccome l'impatto è sul pianeta, non è sul punto, faccio tutti i combustibili arricchiti in idrogeno. Risparmietto, non faccio le reti degli idrogenodotti. Quanto ci è voluto, dottoressa, me lo dica lei che è dell'ENI, per fare la distribuzione capillare, le trasversali, i serbatoi, il sistema metano? Facciamo 50 anni? Ancora non abbiamo finito? Allora mettiamo il 5%, il 10%, qualora lo avessimo lì, e non parliamo di sistema idrogeno e non parliamo di auto a idrogeno. E poi fatemi dire una cosa che mi sta proprio qui, chiamasi Croazia. Allora funziona così. C'è l'Adriatico, che come noto è un oceano vastissimo, che come noto ha dei fondali di 10.000 metri, come noto se è sul confine tra l'Italia e la Croazia, lo faccio nella parte italiana, è una tragedia inenarrabile, lo fanno 10 metri più là e Croazia, e va tutto bene. Allora, probabilmente se invece di fare strategie, piani, cominciassimo a partire da quello che so fare, con molta modestia e semplicità, non verrebbe un filo, verrebbero però due o tre capicorda che darebbero quattro gomitoletti sui quali io vorrei che mettessimo i soldi e le capacità intellettuali. E abbiamo anche le forze, perché ci abbiamo ENI, che questa cosa basta dirgliele e le fa anche senza che glieli diciamo. Ci abbiamo Enel, che è in grado di fare questo e anche altro. Ci abbiamo Leonardo, che sulle tecnologie è in grado di fare questo e quest'altro. Allora, non chiamiamolo, chiamiamolo Marshall, chiamiamolo Pinco Panco, però provare a fare un pochino di coordinamento. Francamente, il piano di energia e clima non è così e la strategia energetica nazionale non è così. È un libro di sogni, piazza dei numeretti e continuiamo comunque a spendere 10 miliardi l'anno. In realtà sono 16. Aggiungeremo. Continuiamo e inoltre spendiamo, perché questi soldi li spendiamo per 25 anni, perché i soldi sono su questo. E attenti a non fare quello che è pericolosissimo, e cioè che noi scassiamo i sistemi produttivi, perché noi la SNAM ce la siamo fregata con questa storia da un punto di vista impiantistico. La storia dell'impiantistica estrattiva del gruppo ENI, Saipem, ce la siamo fortemente compromessa con un certo tipo di aspettativa che avremmo fatto una transizione con uno schiocco di dita. Nel frattempo le nostre industrie sono fuori, la transizione non è nemmeno avviata. E attenti a quel che succede sul sistema finanziario, perché non so se ci avete presente il concetto di fondi di investimento dei grandi sindacati americani e che portafoglio azionario hanno. E se gli crolla il mercato azionario di alcune imprese energetiche, tra virgolette, tradizionali, poi non so come arresteremo il meccanismo in concomitanza con questa finanziarizzazione e globalizzazione che rende i governi non più capaci di governare la finanza. Quindi attenzione. Attenzione, perché questioni enormi sono diventati giochetti di etichette ed è forse il caso di lasciare spazio ad atteggiamenti un po' più semplicistici, un po' più costruttivi, un po' più ingegneristici. Più vicino al microfono? Un po' più di buonsenso. Mi scuso per essere stato un po' troppo ampio e anche un po' troppo accalorato, ma il tema credo che richiedesse un approccio non formale,
anche per rispetto della memoria, del contributo, del metodo e dell'atteggiamento iconoclasta, ma costruttivo dopo la fase di distruzione, che riconosco a Mario Signorino e agli amici della Terra. Mi permettete un particolare ringraziamento perché Pistella ci ha dato modo di ricordare che presso gli Amici della Terra si attivano molte collaborazioni eccellenti e molti che sono nel pubblico lo sanno e anche partecipano e abbiamo molti pensionati eccellenti che ci danno una mano eccellente, ma insomma c'è ancora spazio e comunque si può concretizzare con delle iscrizioni agli Amici della Terra che, come avete visto e capito, sono capaci di collaborare sulle cose mettendo insieme tante teste che nascono o pensano in modo diverso ma sono capaci di collaborare, e questo è stato penso evidente dall'intervento di Fabio ed è la cosa di cui lo ringrazio di più. Marco Taradas, l'ultimo intervento l'abbiamo invitato perché i suoi sono interventi pungenti sulla realtà attuale e lo seguiamo sempre con grande attenzione, a grandi estimatori in questa sala. Prego. No, grazie Rosa. Io sentivo il professor Fabio Pistella, intanto vorrei sapere quali sono i punti di scontro che ha avuto con Mario Signorino, perché sarebbe da scriverci un libro solo su questo, evidentemente, perché... Lo dice adesso, però, allora non ce lo dice. No, perché, conoscendo abbastanza quello che pensava che ha scritto Signorino, avendo ascoltato adesso il professor Pistella, io credo che siano stati più i punti di incontro che di scontro. Magari sul nucleare immagino che avevate posizioni diverse, però... Come? Forse l'unico. Forse l'unico, questo... Me l'ero immaginato. E partendo dall'ultima cosa che hai detto, i pensionati eccellenti che diano il contributo agli Amici della Terra, io penso che ci siano dei giovani militanti politici necessari per l'Italia, come il professor Pistella intendo, e come gli altri che, avendo conoscenza tecnica, conoscenza storica e conoscenza di come funziona il mondo, diciamo così, oggi sono assolutamente utili. Perché lei citava Togliatti e il fascismo. Noi ci troviamo in una situazione politica oggi in Italia, ma con proiezione all'esterno dell'Italia, che ci rimanda un po' a 100 anni fa. Noi in Italia abbiamo la nostra specificità, come sempre, allora nacque il fascismo in Italia e poi si estese al resto del mondo. Noi abbiamo un fascismo tendenziale, diciamo, di destra, che si unisce a un fascismo, diciamo, tendenziale di sinistra. L'ideologia russoviana, totalitaria, autoritaria, chiamiamola come si vuole, fascismo rosso, e poi invece la vocazione autoritaria da faccio tutto io, le leggi vengono dopo, che invece è patrimonio della Lega di Salvini in questo momento. Noi ci troviamo un governo che nasce da questi due fronti e si unisce da queste due sfere, forse di estrema destra, forse di estrema sinistra. Come sappiamo, i 5 Stelle si dichiarano né di destra né di sinistra. In effetti, come il primo fascismo, misero insieme i ribelli di qualsiasi tradizione, poi alla fine si fusero una cosa che si chiamò fascismo, ma che all'inizio non sapeva di esserlo, non sapeva se essere di sinistra e di destra. Poi, entrati in contatto con l'erede di Grillo, che Salvini, oggi ci propongono una realtà immediatamente futura, che è quella dell'alleanza con Putin sul versante destro, del fascismo alla Dugin, che oggi sta facendo il suo tour in Italia con direttori di telegiornali della RAI e con intellettuali vari della cultura cosiddetta di destra, con due S, io penso. E dall'altra parte ci troviamo invece l'alleanza politica con la Cina, unico paese del mondo occidentale sottoscritta nel memorandum che nessun altro paese di industria avanzata ha sottoscritto con Conte e Xi.
in un quadro internazionale in cui il mondo occidentale in realtà manca della sua leadership, perché alla presidenza degli Stati Uniti c'è uno strano personaggio che diciamo non rientra nei canoni della liberal democrazia. Io leggevo, e Emma mi ha segnalato adesso, una frase di Mario Signorino che, guarda caso, io mi ero già sottolineato e segnato per rileggerla, perché Mario in questo appunto era spiazzante, che in un mondo dove quella che Pannella definiva democrazia reale, cioè la progressiva degenerazione della democrazia in un dato di fatto che in realtà si distaccava sempre di più dai suoi codici morali e politici e istituzionali, e allora nel 1999 Signorino scriveva: il compromesso internazionale che è alla base dell'accordo UNCED non ha consentito di inserire tra i principi base la democrazia, se non nella forma indiretta e limitata di raccomandazioni sul coinvolgimento dei cittadini nelle politiche di sviluppo, sulla sussidiarietà, sul diritto di accesso alle informazioni. L'esperienza storica dimostra tuttavia quali guasti anche di tipo ambientale si producono all'interno degli stati autoritari, in assenza di competizione politica, di un mercato aperto, di una opinione pubblica forte, di movimenti non governativi, di un'informazione indipendente, di una scienza autonoma e responsabile. La democrazia, scrive Signorino, costituisce il primo requisito delle politiche di sviluppo sostenibile. Io credo che questa sia una frase chiave che vale per l'ambiente come vale per la povertà. Sappiamo che le carestie sono provocate non dalla mancanza di risorse, ma dalla mancanza di democrazia, di coinvolgimento dell'opinione pubblica. Sono stata arma di guerra contro i nemici interni o esterni le carestie. Allora, noi in Italia abbiamo un feroce bisogno oggi di una politica ambientale che si unisca alla politica liberal democratica, e ci mancano tutte e due le cose. Questo è il problema. Noi abbiamo bisogno di una liberal democrazia con gli occhi verdi e non ce l'abbiamo. Ecco perché io supplico gli amici della terra di tornare alla politica, cioè dovete uscire dalla comunicazione scientifica. Dovete tornare alla politica, c'è bisogno di protagonisti sul terreno di scontro contro questa realtà che non so definire, perché noi usiamo i termini del passato, il fascismo, il comunismo, non è quello, ce lo rimproverano sempre. Paolo Mieli, per l'amor del cielo, non dite fascismo. Ok, non ti diciamo fascismo, però... esatto, però quando tu mi fai la lista di proscrizione dei giudici che non la pensano come te, quando tu mi fai affogare i neretti in mezzo al mare, quando tu sull'altro versante mi fai zero prescrizione in assenza di una riforma della giustizia che mi prometti e che intanto produce soltanto pena più pena più pena più pena, quando tu mi fai referendum propositivi su qualsiasi argomento, razionale o irrazionale, la giustizia, l'economia, arriverà anche sull'ambiente, chi lo sa che cosa, il referendum propositivo, e nel contempo mi tagli il Parlamento a fette e dici 400 deputati e 200 senatori, per fare che cosa? Per eliminare le minoranze dal Parlamento e per avere un controllo più diretto su coloro che entreranno in Parlamento grazie alla volontà del signorotto di turno, e per, attraverso il referendum propositivo, in realtà renderlo ancora più inutile di come oggi sia il Parlamento. Allora, di fronte a questa situazione c'è bisogno di impostazioni originali perché liberali. In questo paese non ce le abbiamo. Noi abbiamo a destra e a sinistra, alla maggioranza e all'opposizione, la ripetizione di slogan, la ripetizione di temi populisti. Ora va di moda Greta Thunberg, che ha le sue ragioni, ma al tempo stesso non vanno di moda le soluzioni razionali. Non si discute di numeri, di
tempi e di economia. L'Ilva deve essere chiusa, diceva la sinistra, dicevano i Verdi. C'è voluto un sindacalista come Marco Bentivogli, che è un sindacalista di mercato, per dire: guardate, il futuro non ce lo potete rappresentare solo come malattia, e non ci potete togliere la speranza di futuro pensando che sull'Ilva non possano essere adottati quegli strumenti di correzione che non sono stati adottati in passato. Muoiono di Ilva perché l'azienda di Stato che fondò l'Ilva in realtà la costruì senza il minimo pensiero rispetto a quelle che sarebbero state le condizioni degli abitanti e dei lavoratori dell'Ilva. Ci fu un primo tentativo della famiglia Riva, non so quanto buono o cattivo, ma ci fu questo tentativo e venne condannata la famiglia Riva senza, con un esproprio, senza guardare a ciò che era successo in passato. Oggi c'è un nuovo tentativo, ma c'è l'offensiva contro l'Ilva, contro l'impresa, contro l'industria, senza dirci se c'è una possibilità invece di rendere le industrie pesanti che ancora sono necessarie, mi si dice e si legge e nessuno lo lega, sono necessarie per l'economia di questo paese. Se ne possono fare altri 10, tap, tap, eccetera. Angelo Bonelli, che è il leader dei Verdi oggi, ha dichiarato, ha fatto un commento l'altro giorno sulla Repubblica dicendo: noi Verdi abbiamo dato un'immagine sbagliata. Noi non dobbiamo più apparire come una forza di sinistra, ma come una forza ragionevole e aperta. Benissimo, siamo contenti. Peccato che contemporaneamente, continua a ripetere, no TAV, no TAV, cioè la ferrovia è diventato un mostro per i Verdi. Allora, io non so se i tedeschi siano effettivamente, Verdi tedeschi siano effettivamente così pragmatici e razionali come si dice. Io sono stato nel Parlamento europeo nel 1989, mia prima esperienza politica, ed ero nel gruppo dei Verdi. Vi assicuro che di razionale non c'era nulla nei Verdi tedeschi. Erano in realtà i comunisti che non potevano stare nel Partito Comunista, che era vietato in Germania, ed erano diventato Verdi. Come oggi Rosa Filippini, ho letto, dice giustamente che i Verdi italiani sono in realtà i 5 Stelle con il loro no tutto e con tutta la schizofrenia, la paranoia dei Verdi tradizionali che non hanno avuto successo in politica. Ma allora che cosa si può ragionevolmente aspettarci? Secondo me non le tragedie, non le emergenze. Noi come radicali ci siamo nutriti nei primi anni della nostra iniziativa politica di Peccei e del Club di Roma, diciamo del primo catastrofismo che c'è stato in Italia, ed era magari un catastrofismo che ci ha aiutato, ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto capire come male il mondo poteva funzionare se non si fosse intervenuti sulla questione ambientale. Poi le previsioni erano sbagliate, come sono state via via sempre sbagliate tutte le previsioni internazionali successive sulla catastrofe imminente. Noi naturalmente speriamo ancora che queste previsioni di oggi siano sbagliate, però bisogna fare tutto ciò che è razionalmente possibile, razionalmente, il che vuol dire che viva la Cina, sì, perché sta facendo in modo autoritario ciò che è necessario fare. È necessario che l'Europa e i paesi che all'Europa vogliono assomigliare intervenga in luogo della Cina, che sta schiavizzando in realtà i governi dei paesi dove interviene, con una politica di imperialismo per ora finanziario che si trasformerà molto volentieri in imperialismo politico. L'altro ieri si sono incontrati Xi e Putin e hanno stretto con maggiore forza il legame che li univa e che li unisce all'Italia. E attraverso l'Italia l'imperialismo finanziario e politico russo-cinese cerca di penetrare in Europa e di disgregarla per far così felice anche Trump. Vedete, tutte le questioni al mondo, lo sappiamo ormai da tanto tempo, sono intersecate. Ma quello che manca in Italia sono questi due soggetti, il soggetto liberal-democratico e il soggetto ecologista. Io spero
che attraverso questo incontro, attraverso i giovani militanti che sono richiesti, ma veramente richiesti oggi alla politica ambientale, perché hanno maturato dentro di loro la coscienza di quel che significa non intervenire nella chiave duplice della democrazia liberale e dell'ambiente, ecco, io spero che in Italia possa avvenire presto, perché è necessario qualcosa di nuovo. Grazie. Sì. Allora, intanto io vi ringrazio, ho raccolto tutti gli stimoli. Quello di Marco Taradas di partecipare più attivamente alla vita politica, non lo so, su quello ci dobbiamo pensare seriamente. Siamo, come ho detto, pochi, forti e resistenti, però abbiamo bisogno veramente di aiuto. E sugli stimoli, gli altri stimoli, sì, secondo noi bisogna lavorare sui temi che dai rifiuti all'efficienza, come diceva Pistella, al rischio sismico e idrogeologico di cui ci siamo occupati per tanti anni. E, il punto è che bisogna poi riuscire a comunicare con un altro modo questi temi, e questo secondo noi è il problema serio. Cioè, in un mondo dove si comunica attraverso il web, bisogna iniziare a ragionare, insomma, comunicare con un altro modo, e altrimenti è durissima far passare, no, delle posizioni difficili anche. Quindi, ecco, secondo me questa è la vera scommessa del futuro, perché comunque ormai la comunicazione si basa su questo strumento. Io non so se c'è qualcuno che vuole dire qualche cosa, ci abbiamo 5 minuti. No, scusa, io però, mi scuso, ma io sì, devo proprio andare. Sì, e quindi saluto Emma, grazie, la ringrazio moltissimo. E appunto non so se sì, loro siamo d'accordo. Scusate. Emma, ti chiedo la cosa di mia figlia. Sì. Beh, io volevo dire, l'ha detto Monica, ma lo voglio dire con più, insomma, ripetere forse in maggiore chiarezza l'invito che ci hai fatto di capire se si possono selezionare quei 2-3 punti che possono essere la base, insomma, di una proposta politica, di una campagna o di una mobilitazione, di un'aggregazione sulle tematiche ambientali. E mi pare già Pistella ne ha dette 2 sicuramente: prima l'efficienza e la sicurezza sul territorio. Io credo che forse potremmo anche rispondere anche insieme a questa sollecitazione, creando magari un momento di discussione allargata, chi può essere interessato con questo profilo, per dire: ma si riesce a trovare una piattaforma minima, tra virgolette, che però riesce a rappresentare un'idea di ambientalismo riformista, una prospettiva di priorità di intervento su cui aggregare chi è interessato a una politica basata su criteri diversi, diciamo, dai tabù e dal populismo. Credo che su questo qualcosa possiamo fare. Sì, io su questo noi siamo molto interessati, e mi impegno anzi a rimanere in contatto e vedere, anche senza partire con chissà quali iniziative atomiche, ma insomma a sederci e a ragionare sul modo di comunicare, sulle priorità, su quello che può interessare. Grazie mille dell'offerta. Scusate un po'. Sì, sono quasi le 6. Non so se c'è qualche domanda dal pubblico, e poi io chiuderei e ci potremmo salutare. Va bene, ci possiamo salutare. Grazie a tutti.
Grazie veramente di cuore.